Iva Zanicchi contro Francesca Fialdini. Mi sono sentita umiliata e offesa. Alla Vita in diretta la cantante ha espresso la sua amarezza verso la conduttrice che ha affrontato il caso dell'insulto a Selvaggia Lucarelli durante Ballando con le Stelle. Il pesante insulto sussurrato da Iva Zanicchi all'orecchio di Samuel Peromma, registrato forte e chiaro dai microfoni di Ballando con le Stelle, porta con sé conseguenze anche nei giorni seguenti alla discussa diretta TV. La cantante in gara nel dance show di Rai 1 si è scusata con Selvaggia Lucarelli per la grave offesa anche nel corso del programma domenicale Da Noi. A ruota libera dove, però, il trattamento ricevuto dalla conduttrice Francesca Fialdini non è affatto piaciuto alla diretta interessata. L'amaro commento su quanto avvenuto durante l'intervista è stato rilasciato lunedì 10 ottobre alla Vita in diretta dove, ospite di Alberto Matano, Zanicchi ha confidato di essersi sentita umiliata per il modo in cui la presentatrice ha gestito la telefonata con Lucarelli in sua presenza. Iva Zanicchi su Francesca Fialdini: mi sono sentita umiliata. Offesa. Dopo aver ribadito le sue scuse verso Selvaggia Lucarelli e il dispiacere per quel dtro asterisco ha pronunciato all'orecchio di Samuel Peron, ma sentito in diretta, Iva Zanicchi ha avuto da ridire verso il comportamento di Francesca Fialdini durante la sua intervista nel programma domenicale. Ieri ho sofferto molto. È stata una brutta giornata. Sai che io dico tutto e non dovrei. Va benissimo, per cui lei ha esternato le sue ragioni. Va benissimo, io le ho fatto le mie scuse ancora, ma quando lei sembrava quasi rasserenata. Carina, allora la conduttrice, lo dico perché tanto a me non me ne frega niente, la conduttrice la rintuzzava e andava avanti e diceva delle cose anche abbastanza pesanti. E ancora, mi sono sentita umiliata. Offesa perché avevo due che mi accusavano, non solo una. Ma è giusto, eh. Francesca, non ti accuso, hai fatto bene, hai fatto il tuo mestiere. Io speravo che, essendo conduttrice, tu potessi essere imparziale, no? Non è stato così, pazienza, ha aggiunto Iva, precisando ancora di non aver mai voluto offendere Selvaggia dal momento che la brutta espressione pronunciata, purtroppo, spesso è usata come intercalare, non di certo perché penso che tu fai mercificazione del tuo corpo.